WD, retroscena riprese 25 marzo, Lavinia sgamata, si scaglia contro Gemma e Gianni. Cosa succederà nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne in programma tra fine marzo e aprile su Canale 5? I retroscena sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci saranno nuovi momenti di tensione che vedranno coinvolti alcuni dei volti noti della trasmissione Mediaset. Sarà questo il caso di Tina Cipollari, che si scaglierà duramente contro la sua nemica Gemma e il suo compagno di avventura Gianni Sperti. Secondo i retroscena rivelati da Lorenzo Pugnaloni in esclusiva a Blasting News. Nel corso delle riprese di Uomini e Donne del 25 marzo, Gemma si è ritrovata a fare i conti con una brutta sorpresa. Il suo cavaliere Silvio ha accettato di conoscere due nuove dame, mandando in tilt Gemma che è scoppiata in lacrime, tanto da lasciare lo studio. Silvio, però, ha provato a spiegare le sue motivazioni, affermando che intende fare solo una cena con queste due nuove signore per questione di galanteria ed educazione. Tuttavia a rincarare la dose contro la dama di Uomini e Donne ci ha pensato Tina Cipollari, che anche questa volta non è stata per niente tenera nei confronti di Gemma. L'opinionista del talk show pomeridiano di Canale 5 si è scagliata duramente contro Gemma, puntando il dito contro il modo di fare della dama che si starebbe trattenendo con Silvio, al punto da non andare mai oltre. Come se non bastasse, il clima in studio è diventato particolarmente caldo nel momento in cui Tina si è scagliata duramente anche contro Gianni Sperti, che questa volta ha spezzato una lancia a favore della dama torinese. Insomma, i siparietti di Tina terranno banco nel corso delle prossime puntate di questa edizione del dating show Mediaset, che potrebbe registrare nuovi record dal punto di vista audited dopo il 30% di share della scorsa settimana. Spazio anche alle vicende di Lavinia, secondo i retroscena che arrivano dalle riprese del 25 marzo. La tronista si è ritrovata protagonista di una esterna speciale con Alessio Campoli. Il corteggiatore, arrivato al rush finale di questa avventura, ha scelto di farle conoscere uno dei suoi migliori amici, con tanto di videochiamata durante l'esterna. Peccato che in studio Alessio Campoli abbia avuto una reazione del tutto contrariata dopo aver assistito all'esterna tra Lavinia e l'altro pretendente, Alessio Corvino. Il corteggiatore non si è fatto problemi a sgamare Lavinia ammettendo in studio che, dopo aver visto quelle immagini, è praticamente certo di non essere lui la scelta finale, dato che la ragazza avrebbe mostrato un interesse maggiore nei confronti di Corvino. Or ce crezi ne pentru tine, fie egoista liniștici, eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-i cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe, chimie, rimarul, spike, buia, si, șoapă, grasul, nimeni altul, del, vede sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc. Crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul.